Però sai se i tuoi fan, no, i fan, sito, no, i fan sono stati, se aperto un dibattito sul tuo sito, sono stati molto felici, perché a parte tutto musicalmente la canzone è veramente bella. Questa lettera io di questo ragazzo te la poi dai. Fan, se cosa vuoi che ti dica? Tieni, 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 questa è per te. Grazie. Poi ti do anche un'altra cosa. Ringraziamolo, come si chiamava? Si chiama Marco. Marco. E poi ti do anche questo, l'8 marzo è la festa delle donne. E mi dici una cosa, l'8 marzo è la festa delle donne. Secondo te le donne devono continuare a raggiungere nuovi diritti, o le donne ormai sono classe dirigente nel paese, nel senso che comandano? Le donne hanno raggiunto un grande livello nel corso degli anni, e devo dire che tante cose si possono fare molto di più. Hai capito? E l'ultima domanda, e poi subito Valeria e Ivan, che ti voglio fare è questa. Non possiamo parlare di politica, però una cosa te la voglio chiedere. Sì. Chiunque vincerà, a noi non ci può. Se si dovesse prendere in considerazione l'idea di fare una legge sulle coppie di fatto, sulle persone dello stesso sesso che vogliono convivere insieme, non sposarsi, tu sei d'accordo? Sì. Perché? Perché comunque sia loro vivono una situazione anche imbarazzante, perché io qualche settimana fa leggevo su un giornale, se non erro, di una coppia che praticamente una dei due è andata a finire all'ospedale e lui, l'altro, non aveva nessun diritto per stare lì, perché su carta non era nessuno, certo. Ecco, diciamo, quindi bisogna anche riflettere sulle cose importanti alla fine. Sei molto coraggiosa in dire questa cosa in questi giorni e io ti ringrazio per questo. Anche diciamo, il mio piccolo pensiero, può darsi che la gente possa pensare tutta un'altra cosa. Partendo da questa reazione personale. Ivan e Valeria, le domande dallo studio, dalla community. Allora, le domande dalla community, una su tutte, i pronostici della vigilia ti facevano partire come favorita del festival. Tu sei salita sul palco con questa consapevolezza? Assolutamente no, perché mi sono concentrata solamente a cantare bene, perché già il palcoscenico è importante, l'emozione è tanta e hai... Guarda, per farvi un esempio, avete presente quando avete avuto un esame importante e respiravate anche male, no? Immagina per il cantante respirare con una condizione di emozione, è la cosa più difficile. Non ho pensato minimamente né arrivare prima, seconda, terza, quarta, quinta, perché poi ci sono artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, come ad esempio Vasco Rossi, che arrivò ultimo. A proposito di vincitori, sei d'accordo con me che Loredana Bertè è la vincitrice morale del festival della 58ª edizione? Sì, dai. Ma io penso che la musica in generale va premiata, che questo è il festival della canzone italiana. Valeria, Ivan? Allora, no, io avevo un'altra domanda invece da girarvi, ragazzi. Ci chiedono, Anna, come, essendo tu hai già partecipato 4 volte a Sanremo e tra l'altro sei riuscita anche a vincere in alcune delle edizioni, come concepisci il festival e soprattutto quale forza mediatica pensi possa avere per trasmettere il tuo messaggio? Qualsiasi esso sia, ecco, in questa circostanza la canzone abbiamo ben capito che va a vertere su determinati temi, però in generale quanto pensi sia importante per riuscire a propagandare il messaggio della tua musica? Io penso che la musica sia già un mezzo di comunicazione importante più di tante manifestazioni, no? Insomma, questo me lo disse anche Cecchi Pavone. Cecchi Pavone lo chiama Dago Spia, se non è mai Cecchi Pavone del Cecchi Pavone. Comunque, allora ti stavo dicendo, attenzione, perché qui già iniziamo a non capirci più niente. Bravo. Allora, dicevo, ha detto anche Cecchi, ecco, mettiamola così. No, per quello è Cecchi Gori anche. No, dai, andiamoci, che non avete capito di chi stiamo parlando. Vabbè, io ti ho dato un assist per poterne parlare di più, poi... Senti, ma tra Cecchi Gori e Cecchi Pavone, chi sceglieresti per una partita a tennis? Cecchi Gori, perché sicuramente Cecchi mi farebbe sconfiggere. Hai capito? Vabbè, Anna, un'ultimissima domanda. Perdonami, Pier, ma fanno un'ultimissima domanda a tutti i suoi fan. Siccome un po' di tempo fa sei stata qui da noi e ci hai presentato il tuo ultimo album, molti ci chiedono, ci sarà una riedizione col pezzo di Sanremo? Ci sarà il repackaging con inserito il pezzo di Sanremo e anche il duetto con Michael Bolton. Perfetto. Michael Bolton, che a quanto ho capito, se non sono informato male, sì, è molto rilassato in questi giorni, soprattutto la sua pelle è molto... È vero, guarda, lo trovo... Ma è vero che si è rifatto. Più giovane di me. Che zie! Mamma, che zie! No, perché io so che Bolton si è fatto un'operazione di lifting. Penso di no. A te non risulta. Però è molto rilassato, questo sì. Vedremo come starà stasera, se sarà giusto. Va bene, ne sapremo di più domani. Grazie ad Anna Tatangelo, in bocca al lupo per questa 50. In bocca al lupo!